16 years. 16 banners united over the field where the good shepherd. Si torna al Brassone per la 23esima giornata di campionato di Serie D Girone E, dove il Foligno ospita la capolista Gavorrano. Foligno che dopo 3 sconfitte consecutive e reduce da una settimana di duro lavoro a partire dalle 8 del mattino, così come deciso dalla società dopo la patosta di Montecatini di domenica scorsa, vuole riscattarsi e dimostrare di essere ancora una squadra viva. Ma ecco che stanno arrivando le squadre al Brassone, andiamo a vedere. Sicuramente molto impegnativa anche per il Gavorrano, che deve affrontare una squadra sì ferita dagli ultimi risultati negativi, ma come dice il tecnico Bonucelli, bisognerà prendere con le molle questo Foligno, anche perché è una squadra che vale molto di più di quello che racconta l'attuale classifica. Per il Foligno mancherà Francesco Di Paola, fermato per un turno di squalifica, ma torna in campo Cavitolo, che con Napolano e Monaco saranno anche al servizio dell'unica punta Pietro Balistreri. Gavorrano che non potrà valersi di Conti e Baccardi out, ma che dispone di personaggi come Shanameco, Tasso Moscati, Carnevali, Cretella, nonché del classe 98 Leonardo Vinasi, convocato in nazionale under 18 dilettanti a Coverciano dal tecnico Francesco Statuto. E allora siamo con Francesco Di Paola. Francesco, quanto ti manca la partita di oggi, essere assente in questa partita? È un peccato, anche perché visto il momento avevo piacere di dare una mano ai miei compagni, magari per invertire la tendenza delle ultime partite, però sono convinto che i miei compagni faranno una grande partita, una grande prestazione, e cercheranno in tutti i modi di portare via dei punti, cosa che ci serve come il pane. La gara è stata assegnata al signor Alberto Santoro della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Netti e Garofalo, entrambi campani. Ma è tutto pronto, andiamo a vedere la gara. Si parte con il calcio d'inizio dei Minerari, oggi in maglia nera. Dopo 3 minuti il capitano Ubaldi a centrare il pallone per Balistreri, che però appoggia sul portiere. Poi a Carnevale, che carica il destro dal limite, ma il pallone termina fuori. Al minuto 19 c'è un calcio di punizione di Napolano, ma il tiro finisce sopra la traversa. Dall'altra parte c'è Lombardi dalla sinistra, che serve Vinasi dalla parte opposta, solo in area, ma il tone viene deviato in angolo dal pronto Ranieri. Alla metà l'occasione più ghiotta per il Foligno è Dall'Occo, che con una buona coordinazione spara in porta con un gran tiro che Bertolacci respinge proprio sui piedi di Cavitolo, che però non riesce a spingere in rete per l'intervento di Shanamé, che libera provvidenzialmente e salva così la propria squadra. Poi è Lombardi da calcio piazzato, ma Ranieri para. Siamo al 43esimo quando Napolano innesca Monaco, che cerca l'angolo con un bel tiro, ma si allunga Bertolacci che devia in angolo. 2 minuti dopo ancora Napolano dalla sinistra ad andare al tiro, che però finisce fuori. Questa è l'ultima azione del primo tempo, perché il signor Santoro di Messina manda tutti negli spogliatoi.
La seconda parte inizia con un leggero ritardo e dopo appena 10 minuti Battistini fa il primo cambio. Fuori Monaco, dentro Checchi. Il Foligno appare così più frizzante, più veloce ed è proprio Checchi che dalla sinistra mette in mezzo per Balistreri che va giù in area. Il Foligno reclama il calcio di rigore ma l'arbitro non è dello stesso avviso e concede addirittura un calcio di punizione al Gavorrano per fallo dell'attaccante. Al 13° anche gli ospiti fanno il primo cambio, esce Chanamé, dentro Ropolo. Al 21° sugli sviluppi di un calcio piazzato è napolano a mettere un buon pallone in area, sfiora D'Aiello, la palla arriva a Balistreri che sotto misura non coglie l'attimo e di sinistro manda clamorosamente alto da 2 passi. Foligno che fa la partita, Gavorrano si raccoglie con 5 uomini in difesa ma i padroni di casa non sono neanche fortunati. Alla mezz'ora ancora napolano, oggi migliore in campo da calcio piazzato, bel tiro a rientrare sul secondo palo ma il legno aiuta Bertolacci, poi ancora napolano ci prova dalla distanza ma il portiere è ben piazzato e blocca. E sul capovolgimento di fronte siamo al 90° da una punizione dalla sinistra, è Cretella, uno dei migliori dei suoi ad andare in gol ma il guardalinee con la bandierina alzata a segnalare la posizione di offside. Dopo 4 minuti di recupero la partita finisce con il risultato di 0-0, con una grande prestazione dei falchetti che escono dal blasone applauditi dai propri tifosi. La squadra ha risposto veramente bene, molto solida e padrona del campo.